Abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale andando in giro per il territorio, in mezzo alla gente. Stiamo finendo questa campagna elettorale continuando a parlare con le persone e con i miei concittadini. È un'esperienza bella, esaltante e soprattutto gratificante, perché parlando con voi cittadini messinesi mi sono reso conto di quanta umanità e di quanto è bello poter discutere e soprattutto a fronte dei tanti problemi che voi ponete sul piatto della discussione, noi siamo in grado di dare soluzione. Non c'è stato incontro, dibattito, comizio che abbiamo fatto nelle tante piazze in cui siamo stati, dove abbiamo cercato, ci siamo sforzati di trovare soluzioni insieme a voi. Nel nostro programma abbiamo inserito intanto la messa in sicurezza del territorio perché crediamo che sia la precondizione per qualsiasi forma di sviluppo. Una messa in sicurezza che segue ovviamente quello che è l'esempio virtuoso della messa in sicurezza nelle zone alluvionate del 1 ottobre 2009, quindi Giampilieri, Alto Lia, Molino, quelle zone per intenderci della Messina Sud che sono state in quei frangenti così tristemente colpiti da quell'evento. E poi anche cercare di portare avanti tutta quella serie di opere, di tante opere nel territorio, piccole opere nel territorio di cui questa città ha tanto bisogno. E abbiamo inserito anche quelle opere di decoro urbano fatte di cerbatura, pulizia, eliminazione delle buche nelle strade, quelle cose che fanno parte di quell'ordinaria amministrazione di cui questa città per troppo tempo ne ha sentito il bisogno. E poi ovviamente anche una visione di città che passa da una necessità, quella di valorizzare l'enorme patrimonio naturale di questa città e diciamo, possiede. Valorizzare l'enorme patrimonio naturale significa valorizzare soprattutto il suo paesaggio, che fanno della nostra città una città unica a livello mondiale. La nostra città deve vivere di turismo e delle sue bellezze naturali. È unica perché il patrimonio naturalistico della costa, insieme al patrimonio naturale delle sue colline, fanno un tutt'uno e quindi su quello noi pensiamo di dover puntare. Ovviamente anche sulle start-up, siamo andati a Contrada Papardo a vedere perché esiste là già una società che si occupa delle start-up e pensiamo che dando ai giovani l'enorme patrimonio immobiliare di cui questa città possiede ed è in questo momento inutilizzato, possiamo mettere a reddito anche questo patrimonio immobiliare. Quindi il waterfront liberando facendo in modo che la fiera diventi utilizzabile per 365 giorni l'anno, facendo in modo che gli attuali approdi della Rada San Francesco vadano nel vecchio porto, perché quello è il porto, e quindi liberiamo anche la stazione marittima. Ecco, piccole pratiche che danno la possibilità di far capire alla gente che effettivamente c'è qualcuno che ama questa città e vuole lavorare con i cittadini messinesi perché effettivamente ci sia un vero riscatto. Votare Gaetano Sciacca, sindaco del Movimento 5 Stelle, significa realmente voltare pagina. Io metto tutta la mia esperienza professionale e umana che mi sono conquistato in questi anni e la metto a disposizione della città. La città deve credere nel cambiamento, non deve credere intanto nella rassegnazione, che è il peggiore dei mali, ma soprattutto in quei venditori di fumo che cercano di confondere le idee, che cercano di portare avanti progetti irrealizzabili. Noi abbiamo basato il nostro programma sulle tante piccole opere, sulla rigenerazione urbana, sulla messa in sicurezza, sulle periferie che devono diventare le nuove centralità. Vi chiedo un voto che guarda alla coscienza e al cuore dei vostri figli, quei figli come i miei figli che sono andati fuori e sono anni che sono fuori e noi dobbiamo fare di tutto per farli ritornare. Questo è il nostro progetto, il progetto di una città che vuole cambiare, che vuole dimenticare. Del passato, di un passato che l'ha vista soccombere di fronte a chi ha cercato sempre e continuamente di deturparla, di rubarle il proprio futuro. Noi crediamo veramente e concretamente che questa città può farcela, però mi raccomando, il 10 giugno votate Gaetano Sciacca, sindaco del Movimento 5 Stelle, perché solo così ci può essere un vero cambiamento.